Ad Alcamo in piena crisi idrica e mentre le temperature, parlo appunto delle condizioni climatiche, sfiorano i 40 gradi, qui al Bottino possiamo apprendere nella tarda mattinata di oggi che si toccano giornalmente punte di quasi 40 prelievi al giorno per quanto concerne il servizio delle autobotti, quindi un massimo di 40 prelievi che vengono effettuati dagli autobottisti per portare l'acqua alle utenze che ne hanno bisogno. Si tratta ovviamente di servizio di trasporto dell'acqua a pagamento mediante autobotti autorizzato dal Comune di Alcamo in base al regolamento vigente. Tante le polemiche che anche al riguardo fioccano sui social network, sulla stessa pagina Facebook di Alcamondo Blog, leggiamo commenti che denotano anche una certa insofferenza da parte di molta gente che in questo periodo dell'anno, proprio mentre siamo nel pieno dei festeggiamenti in onore patrona Maria Santissima dei miracoli, devono fare i conti appunto con questa crisi idrica che occorre sempre evidenziarlo, non riguarda soltanto il territorio di Alcamo. Quando si tratta di cercare delle soluzioni per fronteggiare questa gravissima crisi, occorre anche considerare la possibilità di progettare anche degli installatori, ad esempio, perché sappiamo bene che la Sicilia è circondata dal mare e quindi non dovrebbe mancare la possibilità di attrezzarsi adeguatamente in tal senso, ma anche fare in modo che vengano non soltanto riparate, ma anche si possano prevenire le rotture alle condotte sia esterne che interne degli acquedotti. In questo caso l'acquedotto comunale di Alcamo interno e anche per quanto riguarda la rete esterna, è comunemente definito come un vero e proprio colabrodo. Ora, su queste altre considerazioni si può discutere all'infinito. Quello che vi posso dire è che ad oggi, qui dall'Ufficio Servizio Idrico Integrato del Comune di Alcamo, ci viene detto che domani dovrebbero essere servite le utenze del secondo turno interno, dopo che oggi è stata una giornata di accumulo qui alle vasche del Bottino. E questa è la situazione. Il primo turno era stato erogato nella giornata di ieri, mercoledì 19 giugno, e quindi rimaniamo in attesa anche che il Comune possa almeno trovare il modo di aggiornare queste turnazioni. Per esempio sul sito internet istituzionale del Comune di Alcamo stesso, però come ci viene detto si vive qui alla giornata, nel senso che riuscire ad inquadrare giorno per giorno la situazione non è facile. Sarebbe però opportuno che anziché venire a tempestare di telefonate il bottino o comunque recarsi qui fisicamente in ufficio si possa avere da parte dell'amministrazione comunale una maggiore collaborazione in termini di comunicazione pubblica, quindi al servizio di tutti i cittadini. E se da una parte finora si è dovuto fare i conti con lunghi turni di attesa, parliamo in base all'ultimo aggiornamento di turni di 9-10 giorni per avere l'acqua, occorre sempre sottolineare che purtroppo qui accanto alle fontanelle del Bottino vengono abbandonati quantitativi di rifiuti veramente vergognosi. Anche su questo, ecco, mi sento di dire che occorrerebbe sempre fare in modo che potenziando i controlli ambientali, certi sporcaccioni, se non veri e propri delinquenti, vengono messi nelle condizioni di capire che questa non è una discarica, ma è il bottino, è il serbatoio comunale d'acqua, le cui fontanelle da cui si attinge l'acqua potabile non possono essere trattate in questa maniera. Questo dovrebbe essere il luogo più pulito di Alcamo e invece lo troviamo in queste condizioni.